Mr. Sandrock, perché nasce questa palla? I was in sports and I'm connected to pro sports. Come un grande ammiratore dello sport, è da solo, da se stesso è sportivo, che era attivo e avendoci legami quindi con passione per lo sport stesso, ha voluto trovare una presentazione che questo evento avvicina ancora più al pubblico e gli dà ancora più effetto. Qual è l'uso particolare che si può fare di questo strumento, perché ha tantissime possibilità, tantissime applicazioni? Video ball is... è un proiettore che è facile da adoperare, di piccole dimensioni da portare, si effettua quindi presentazioni in un attimo, quindi è un prodotto che trova grande uso quanto degli eventi pubblici, non solo quelli sportivi, come quelli fieristici a cui siamo ora presenti. E vediamo una dimensione veramente importante, questo mi stava dicendo Mr. Sandro, che è una dimensione media. Quali sono le misure dalla più piccola alla più grande? Quanti modelli avete e quanto è facile usarli, installarli? So the idea of video ball, dove si fermano i LCD, parte il video ball da 44 inch oltre, come nei grossi schermi LCD, dove con 4x3 metri loro hanno già dei limiti, noi li superiamo con 200 inch sul video ball di diametro da 6 metri. Vantaggio è che il peso è assai ridotto e noi ci stiamo trovando con un peso più grande, viene a circa 75 kg di peso, quindi è molto facile da adoperare. Immagine, come si può vedere, è anche molto luminoso, e quindi questa idea che ha portato questo prodotto con i suoi vantaggi. Questo è veramente uno strumento nuovo, uno strumento innovativo che secondo me cambierà di molto il modo e le forme di comunicare dove ci sono degli eventi, dove ci sono tante persone, anche perché questi strumenti possono essere appesi, con la loro imponenza colpiscono, e credo davvero che ne vedremo delle belle nel prossimo futuro. E questo è merito non solo dell'organizzazione della fiera, ma anche di una struttura che si dedica al divertimento, al gioco, diciamo all'aria aperta, ed è l'organizzazione Men Off Road, che è qui rappresentata da Giuliano Ferraris, uno dei coordinatori. Giuliano, come hai trovato questa iniziativa? Come si può inserire magari in futuro con le vostre iniziative che vi portano in giro per l'Italia naturalmente? Ah, l'abbiamo trovata, diciamo così, per caso, ci è piaciuta, è stata una sfida. Noi siamo qui a Big Blue con Outdoor Experience insieme all'associazione Cartel Team, che ha realizzato un'attivista all'aperto e si sta occupando di tutto quello che è l'off-road a livello mediatico, fra virgolette, e 4x4 vero e proprio, dalla realizzazione di una pista a portare l'off-road in mezzo alla gente. E noi abbiamo detto, perché non mettere una grande palla? E abbiamo messo una grande palla che ovviamente riporta quelli che sono i video degli off-roadisti, quindi il concetto, il mood della Man Off-Road, la tecnologia nel fango. E devo dire che questa palla, oltre a essere meravigliosa, perché riporta fedelmente quello che le telecamere riprendono, è anche molto molto resistente. Siamo stati sotto le intemperie, sotto un uragano che ha strappato addirittura il nostro gonfiabile, ma la palla ha resistito alla grande e i video sono andati alla grande.